Esercizio 11. Tre bambini ABC di masse 30, 35, 45 kg si dispongono su un batticulo lungo in totale 8 metri e vincolato al centro. B e C si siedono dalla stessa parte, per esempio a destra, a 1 metro e 2 metri dal fulcro. È possibile che il terzo bambino A riesca a ristabilire l'equilibrio? Vedremo che non sarà possibile. Se A prende lo zaino di 5 kg, invece sarà possibile e bisogna calcolare precisamente a che distanza dal fulcro si deve sedere. Intanto rispondiamo a queste due domande. Questo è il batticulo vincolato al centro, B e C a 1 metro e 2 metri dal fulcro. Ovviamente A si deve sedere dall'altra parte. C'è da calcolare in quale posizione. Affinché l'asta stia in equilibrio, cioè non ruoti, bisogna ragionare non con le forze, lo sappiamo, ma con i momenti torcenti. Il momento torcente di A, questo, deve equilibrare perfettamente gli altri due momenti torcenti di B e di C. Siccome queste due forze vogliono far ruotare l'asta in senso orario, i loro momenti torcenti entrano nel foglio e sono negativi. Invece il momento torcente di A esce dal foglio ed è positivo perché A vuole far ruotare l'asta in senso antiorario. Calcoliamo facilmente questi momenti torcenti. 1 metro per 35 kg, 35 kg peso metro, col segno meno, negativo. Momento torcente di C, 2 metri per 45 kg peso fa 90, meno 90 kg peso metro. La loro somma, si sommano, fa 125 kg peso metro, sempre negativo, entrante. Quindi il momento torcente di A deve essere 125 kg peso per metro, pure lui. Questo momento torcente è il prodotto forza per braccio, deve valere questo valore qui, 125 kg peso metro. Con la formula inversa calcoli il braccio, 125 kg peso metro diviso la forza peso di A, che era 30 kg, e quindi fa 4,2 metri circa, e è più di 4 metri, perciò il bambino A deve sedersi oltre la fine del batticulo. Qua, più di 4 metri che non è possibile, ecco perché non era possibile realizzare l'equilibrio. Però se A prende lo zaino, allora pesando 5 kg di più, 35 kg peso, in totale allora può avvicinarsi e rientrare sul batticulo. AZ sarebbe il bambino A con lo zaino. Stesso procedimento di prima, il momento torcente deve essere uguale a questo, 125 kg peso per M. Calcolo il braccio, stesso identico procedimento, solo che stavolta non divido più per 30 kg, 30 kg peso, ma per 35 kg peso, perché adesso il bambino ha lo zaino addosso e quindi viene circa 3,6 metri. Quindi il bambino, stavolta con lo zaino, riesce a equilibrare gli altri due bambini di là. Ultima domanda, i bambini si cambiano di posto, ci rimane a destra B. Da destra decide di passare dalla parte di A, cioè a sinistra. Quindi ora a sinistra abbiamo A e B, C sta a destra. Inoltre, C appoggia lo zaino all'estremità destra dell'altalena. Dunque, ripilogando, abbiamo A e B a sinistra, C e lo zaino a destra. È possibile realizzare una combinazione di tre bambini che ripristini l'equilibrio? Qui ne è proposta una. Ma di combinazioni che realizzano l'equilibrio ce ne sono tante, ce ne sono infinite, questa è un'altra. Con A e B a sinistra, C a destra e lo zaino all'estremità. Il modo migliore per capire quale combinazione fare è di scegliere in modo arbitrario tre posizioni. Z è bloccato, deve stare all'estremità, poi B a sinistra e C a destra le scegliamo per esempio a 1 metro e a 2 metri. 1 metro, 2 metri dal fulcro e lasciamo libero di spostarsi il bambino A. Quindi conviene fissare le altre tre posizioni e lasciare libera la quarta e calcolarla esattamente come abbiamo fatto nella prima parte dell'esercizio. Vediamo meglio i dettagli. Calcoliamo i momenti torcenti di C e di Z. C non si è spostato e quindi continua a fare come prima, meno 90 kg peso per metro, cioè momento torcente entrante. Z, 5 kg per 4 metri, fa 20, meno 20 kg peso per metro. In totale, questi due momenti torcenti che vogliono far ruotare l'asta in senso orario fanno un momento complessivo di meno 110.
chilogrammi pesce per metro. B, abbiamo deciso di metterlo qui a un metro, quindi un metro per 35 fa 35 kg peso per metro, momento torcente uscente. Allora, affinché ci sia l'equilibrio, il momento torcente di A deve essere quello che manca a questi 35 per salire fino a 110, quindi deve essere 75 kg peso per metro. In pratica si fa 110 meno 35. Infatti, se il momento torcente di A vale 75 kg peso metro, 75 più 35 fa effettivamente 110, che equilibra i meno 110 dall'altra parte. Quindi A deve posizionarsi nel posto preciso, giusto, affinché il suo momento torcente sia questo. Ma siccome il momento torcente, si procede identico a prima, è dato da forza per braccio, e io devo calcolare il braccio, formula inversa, il momento torcente deve essere questo valore qua, divido per la forza di A, che è il suo peso, 30 kg peso, e fa 2,5 metri. Quindi la posizione precisa dove si deve mettere A è a 2,5 metri dal fulcro, quindi esattamente qua.